Non sapevo se lo stavo immaginando oppure se l'avevano detto veramente. E poi ho realizzato che era vero, però non ci credo ancora. C'è qualcuno a cui dedichi questa vittoria? Ah, i miei nonni che non ci sono più e che vorrei che fossero qui con me per festeggiare. Il Carnevale di Venezia 2023 arriva al gran finale con il momento più emozionante. Beatrice Raphael, 23 anni, veneziana di Castello, amante della letteratura americana, del balletto e della sartoria, è stata proclamata Maria dell'anno 2023, ieri notte al Gran Garà, nelle sale Apolline del Teatro La Fenice. Oggi pomeriggio, passerella in Canal Grande e arrivo in Piazza San Marco indossando uno splendido vestito dell'atelier Pietro Longhi. Beh, il mio sogno è quello di farla stilista, per cui mi auguro che accada. Io sto studiando lingue, sto facendo una magistrale di lingue e letterature europee, americane e postcoloniali a Ca' Foscari e sto studiando anche sartoria. Lavinia Malerba, 19 anni del Lido, invece è la Maria dei Lettori 2023. Super felice, abbastanza stanca, abbiamo fatto diverse attività, ma ne è valsa la pena assolutamente, un sogno da vere principesse come l'abito che abbiamo indossato in questi giorni, che indosseremo anche domani e per tutto quest'anno. Il carnevale arriva così alle battute finali. È un carnevale che ha avuto il battesimo del fuoco con appunto il carnevale diffuso. Sono molto contento di come sta andando. Io ho potuto girare la città e ho potuto vedere i bambini divertirsi sia a Mestre che a Venezia. Per come la vedo io, è un carnevale riuscito.